Uno dei relatori dell'evento promosso dalla Regione Toscana sull'intelligenza artificiale è stato Marco Landi, già presidente di Apple e ora presidente dell'Istituto Europea, dedicato alla sensibilizzazione e all'educazione su questa tecnologia, e presidente di Questit, azienda senese specializzata nello sviluppo di tecnologie proprietarie basate sull'intelligenza artificiale. A lui abbiamo chiesto quali siano le principali sfide dell'intelligenza artificiale. Prima di tutto bisogna capirla. Il fatto che l'abbiano chiamata intelligenza artificiale, hanno fatto un errore incredibile. Io quando ero presidente della Texas Instruments e da giovanetto come ero andavo nei laboratori a Houston, a Dallas, mica la chiamavamo intelligenza artificiale, la chiamavamo sistemi esperti, che dovrebbe essere qualcosa di più comprensibile, di più facile da capire. Quindi prima di tutto capire cos'è questa intelligenza artificiale, e la seconda cosa non averne paura. Perché se si comincia già, partendo a cercare di conoscerla, ad averne paura, si fanno degli errori madornali, come giustamente ha detto il presidente Gianni. Quali sono i settori in cui l'intelligenza artificiale sta già operando con la giusta direzione? Ce ne sono parecchi. Vedrete quando farò la mia presentazione, per esempio quello nella pubblica amministrazione nel territorio in cui abito, la Costa Azzurra. Abbiamo trasformato le Alpi Marittime in una terra di intelligenza artificiale. C'è una strategia, parlerò di questa strategia, ma poi soprattutto quelle che sono le attività fondamentali sono la salute. Perché la salute è fondamentale. Noi andiamo fino nelle case di riposo a mettere l'intelligenza artificiale per favorire la vita, il fine vita purtroppo delle nostre persone anziane, ma poi soprattutto i giovani, bisogna prepararli. Perché se non abbiamo i giovani, se non creiamo i nuovi talenti, e qui c'è una signorina, le donne. Abbiamo solo il 9% di donne oggi nell'intelligenza. Non solo nell'intelligenza, nelle STEM, nel settore delle nuove tecnologie. C'è una cultura da cambiare, c'è qualche cosa su cui bisogna lavorare tutti insieme. Io per questo ho creato, ne parlerò, ve lo farò vedere, quella che chiamo la Maison dell'Intelligence Artificielle, la casa dell'intelligenza artificiale, dove noi invitiamo i ragazzi e soprattutto le ragazze dalle medie per cominciarli a preparare, a capire. Mica gli parlo di machine learning, deep learning, ma gli faccio capire con dei giochi, con delle piccole presentazioni, cos'è l'intelligenza artificiale, in maniera tale da cominciare ad interessare, perché nei prossimi loro studi al liceo e all'università diventano quei talenti di cui abbiamo assolutamente bisogno. Però c'è ancora scetticismo nelle persone che ancora non conoscono a fondo l'intelligenza artificiale e la vedono più come una minaccia, soprattutto nel mondo del lavoro. Prima di tutto, quando qualcuno vuole avere paura, non riuscirà mai a convincerlo. Però cominciamo a dire una cosa, l'intelligenza artificiale è stupida. Non è intelligenza. Noi siamo intelligenti nel senso che abbiamo intuizione, che abbiamo desideri, che abbiamo capacità di amare e a volte di odiare, purtroppo. Ma l'intelligenza della macchina non sarà mai capace di arrivare a quella che è l'intelligenza dell'uomo. E in più sta a noi controllarla. È dentro una macchina, non è che uscirà dalla macchina. Parlare ancora già di robot con l'intelligenza artificiale è un processo ancora molto lungo. Certo, ci sono grandi sfide, tra poco arriverà il quantum computer. Il quantum computer darà uno sviluppo molto accelerato a una capacità di un'intelligenza superiore, ma sarà sempre a noi controllarla. Ecco perché dobbiamo creare i talenti che noi oggi non abbiamo per affrontare queste sfide. Non ne abbiamo paura. Cerchiamo di capire che abbiamo superato il nucleare. Non so se avete visto il film Oppenheimer. Questo vi dà un'idea. Avremo la stessa situazione. Starà a noi di trovare il modo di controllarlo. Però ci vorranno ancora 10-15 anni. A che punto è, dal suo punto di vista, l'Italia nello sviluppo e adozione delle soluzioni di intelligenza artificiale? Purtroppo. Qui stiamo parlando di regolamentazione, ma regolamentiamo un'IA americana, un'IA cinese. Ma dov'è l'IA italiana, l'IA europea?
Io mi batto, ho creato l'Istituto Europea IA, Intelligenza Artificiale, per andare dappertutto, in tutti i luoghi, in tutti i ministeri, alla Commissione Europea, per dire bellissimo, regoliamo, mettiamo sotto controllo, ma diamoci anche da fare per creare un sistema che ci permetta di avere un'intelligenza artificiale italiana. Io sono presidente di una delle più belle aziende di intelligenza artificiale a Siena, che si chiama Questit. Fa proprio quello di cui parlavano tutti qui, questi assistenti virtuali conversazionali, che servono per dare il miglior servizio al cittadino. E perché ne utilizziamo? Perché dobbiamo andare a prendere Watson di IBM, che è anche inferiore? Perché non sviluppiamo, perché non creiamo un ecosistema per cui se queste aziende piccole, scalable, si vogliono sviluppare, trovino non solo i talenti, ma anche i capitali per svilupparsi. Questo è quello che dobbiamo fare, se no sapete che succede? Diventiamo una colonia, se non lo siamo già diventati.